Sì, l'angolo poesia, giunto alla decima edizione, che non è un numero banale, e soprattutto è un appuntamento molto atteso da chi conosce Peppino Saponara, chi conosce la formula dell'angolo della poesia, che quest'anno in realtà si sposta verso un altro angolo, dall'angolo di Palazzo Ricci, dove sono in corso i lavori, all'angolo non meno suggestivo però della Biblioteca San Giovanni, dove anche lì le mura storiche perimetrali costituiscono un muro di per sé poetico che farà un po' da contenitore anche delle suggestioni che Peppino riuscirà a portare in quei giorni. Al centro quest'anno il tema delle minoranze linguistiche, quindi un viaggio per l'Italia, per valli se non sconosciute, di cui comunque non si parla tutti i giorni nella cultura mainstream, ma che sarà invece l'occasione per incontrare storie, tanto molto importanti, artisti molto importanti e anche diciamo, comunità. E quindi c'erano spesso anche persone che si sposteranno dal resto d'Italia per venire a Pesaro a raccontare e rimandare queste storie. Penso che sia uno dei migliori punti di partenza verso la capitale italiana 2024, dove il multiculturalismo e l'incontro saranno sicuramente al centro. Il tema della rassegna sono la scoperta di tante culture dentro di noi, vicino a noi, sopra di noi, sotto di noi, che ci circondano, di cui non ce ne siamo mai occupati o resi conto, a volte addirittura, ma soprattutto in quanto proprio minoranti, in quanto minorante forse nell'era dei numeri, nell'era della maggioranza stracostante e prepotente, oppure. Ecco, non abbiamo mai ascoltato, in realtà sono dei luoghi fantastici di sapere, di saperi, di conoscenze e di grandissime culture. Ebbene, il programma è da lunedì a sabato 24 alle ore 21:15, inizieremo con i catalani, questa minoranza che vive in Sardegna, insomma, al confine, insomma, la città attorno all'Alghero, e poi parleremo del greco. Il greco è una lingua ereditata dalla Magna Grecia, insomma, dalla grande tradizione greca di 2000 anni fa, quindi avremo il greco salentino, parleremo il greco calabro, sono due tipi diverse. Poi abbiamo l'occitano, questa lingua francese francofona, e poi i cimbri, giovedì 27 i cimbri, venerdì 28 l'arberes, sabato 29 i ladini.